Arriva l'Epifania e tutte le feste porta via. Chi torna a scuola, chi al lavoro, chi alla vita di sempre. Tutto ormai sembra finito, finiti i bei tempi di vacanza, l'altruista sentore natalizio e le belle luminarie che illuminano le strade cittadine. In realtà questo triste detto è solo frutto di una coincidenza sul calendario. La festa in sé non presuppone nessuna fine, nessun riepilogo, anzi. Ma andiamo con ordine, la festa dell'Epifania nasce molto prima dell'avvento della religione cristiana, indicando già nella cultura greca la manifestazione di una divinità. Dopo la stesura dei Vangeli di tutte le Epifanie antiche, se ne fece una sola, quella di Cristo. E così il 6 gennaio festeggiamo la prima apparizione pubblica di Gesù Bambino. Già, perché è proprio questo che andiamo a festeggiare, nessuna vecchierella sulla scopa volante o simili. Celebriamo il giorno in cui Dio rivelò agli uomini la nascita di suo figlio. Rivelazione che venne fatta ai re magi, richiamati da lontano a Betlemme, dopo aver visto sorgere la stella annunciata nell'Antico Testamento. Magi che, come in ogni rappresentazione che si rispetti, portano i tre celeberrimi doni, oro, incenso e mirra. Ma che significato hanno questi doni? L'oro è un dono degno di un re e serve a simboleggiare la regalità di Gesù. L'incenso, quando bruciato, emana un fumo profumato che dalla terra può diffondersi nell'aria fino ad arrivare a Dio. E proprio essendo destinato a venerare Dio, come dono sta a simboleggiare la divinità di Gesù. E infine la mirra, che è il dono più misterioso forse oggi, ma non ai tempi di Gesù, in quanto si tratta di una resina che si utilizzava sui morti per profumarli e imbalsamare i cadaveri, e simboleggia quindi l'umanità di Gesù. Ed in tutto questo paradigma, la Befana che viene di notte con le scarpe tutte rotte a portare dolce e carbone ai bimbi del mondo, come si inserisce? In nessun modo, o meglio, la figura della Befana è giunta in un secondo momento e non ha alcun tipo di legame con i riti cristiani o con la religione. Le leggende che ruotano intorno a questa figura sono moltissime, ma senza dubbio la più suggestiva è quella che vede in questa vecchina la personificazione di Madre Natura. La Befana altri non sarebbe infatti che la Madre Natura, avvizzita e invecchiata per il freddo che in questo periodo dell'anno la porta ad essere poco attraente. I doni in questo caso sarebbero regali che essa fa alle persone per ricordare a tutti che tornerà tra qualche mese, più bella e lussureggiante che mai. Al di là delle varie leggende e tradizioni, quello che è il fulcro di questa festa è ancora una volta quindi Gesù Cristo, che per la prima volta pubblicamente si manifesta e con la sua manifestazione, che è testimonianza viva, incomincia ad annunciare il suo grande messaggio di salvezza.